Buongiorno a tutti. Intanto io vi ringrazio per la vostra presenza. In primis saluto il dottor Domenico Mantovano, che è direttore generale di Agenas, che ci ha onorati con la sua presenza nella giornata di ieri e anche oggi. È credo un riferimento importante da un punto di vista della dinamica sanitaria del nostro paese, non solo della nostra Basilicata, e quindi la sua presenza è una presenza utile che potrà essere anche d'aiuto a tutti quanti noi per eventuali quesiti che volessimo formulare che riguardino un po' tutta la sanità, non solo quella della Basilicata, ma anche a livello nazionale, sta attraversando un periodo di criticità, come verrà detto. Sono felice che sia presente oggi sulla sanità, quindi ancora una volta si annunciano cose e non si fa nulla, quindi oggi non ci sarà nessun piano sanitario. Segretario, scusa, la interrompo, abbiamo avuto indiscrezione di destra e di sinistra, lei ha citato quelle di sinistra, quelle di destra invece dicono che secondo i dati Agenas la migrazione sanitaria 2002 è uguale a quella del 1999, quindi che vuole questa sinistra? Allora, cosa vuole la sinistra? Glielo dovete chiedere alla sinistra. I dati, quali sono i dati? Io sono esponente principale di un'organizzazione sindacale che ha valori nella solidarietà, nell'uguaglianza e nella difesa del sistema sanitario pubblico, che è una cosa diversa. Poi, dopodiché, i dati sono i dati. La Corte dei Conti ha certificato che nel 2022 la differenza tra mobilità attiva e quella passiva per la Basilicata sono meno 65 milioni di euro. Quindi la più alta nella storia della Basilicata di migrazione sanitaria. Quindi si leggono i dati. Se volete facciamo un confronto con la destra, con la sinistra, con chi vuole lei. Poi posso aggiungere una cosa? Nel periodo della pandemia non molti hanno migrato e quindi doveva diminuire questa migrazione, invece se si è mantenuta agli stessi livelli vuol dire che qualcosa non va. Grazie segretario. A lei buon lavoro. Grazie. Come questa Basilicata che bisogna? Beh, allora, intanto ci sono state delle novità importanti che vanno inserite nel piano sanitario di ogni regione, quindi anche della Basilicata, che è il piano del PNR e la nuova organizzazione del territorio, le case della comunità, le COT, l'organizzazione dei distretti, quindi l'implementazione dell'organizzazione territoriale grazie ai fondi del PNR. Poi c'è il grande investimento in telemedicina, tutte cose che devono essere declinate e che secondo me la Basilicata, per come è fatta, per l'orografia, per il fatto che ha una bassa densità abitativa, troverà grande beneficio da questi nuovi modelli organizzativi. E poi c'è un po' da mettere a punto la rete ospedaliera senza fare stravolgimenti, però a mio parere emerge che il CROB deve avere un ruolo molto importante nel coordinamento della rete oncologica della Basilicata. Quindi nessun stravolgimento, un affinamento, un ammodernamento che è d'obbligo per tutti i sistemi sanitari. Chi si ferma è perduto. Ci sarà anche una maggiore attenzione alla medicina territoriale, quella che insomma si è vista importante durante il Covid. Deve esserci una maggiore attenzione, deve esserci una nuova organizzazione, cioè bisogna andare oltre l'attenzione, ci deve essere una nuova organizzazione della medicina territoriale e l'organizzazione delle case della comunità in hub and spoke deve portare vicino al cittadino il modello organizzativo, deve prendere in carico il cronico, deve prendere in carico la famiglia, anche la nuova figura dell'infermiere di famiglia. Quindi deve esserci un nuovo modello organizzativo che vada dentro le case, dentro le famiglie, a capire le necessità e a organizzare i percorsi di cura e di assistenza. E quando riguarda la carenza di medici? Quello è un problema che non è risolvibile dalla Basilicata, è un problema purtroppo legato alla cattiva programmazione fatta negli anni passati. Io penso che con i fondi del PNR e con le borse e con i finanziamenti delle borse di studio che sono avvenute negli ultimi anni, credo che tra 2 o 3 anni
il problema dei medici dovrebbe essere risolto. Voi mi direte cosa facciamo intanto in questi 2 o 3 anni, e questo è vero, e questo è vero. Mentre credo che sia un altro problema nazionale quello della carenza degli infermieri. È un dato di fatto che gli infermieri, che i cittadini italiani in questo momento non è un mestiere appetibile. Allora, Presidente, questo piano sanitario, c'è grande attesa, questa bozza, ma risponderà alle esigenze di tutti i territori, tutti i cittadini? Qual è l'idea della Regione? Ma guardi, quando si fanno dei programmi è chiaro che poi bisogna verificare nel corso del periodo se sono dei programmi che mirano all'efficientamento nel caso specifico della sanità lucana. Io credo che questa sia un'occasione importante, perché abbiamo la presenza del direttore generale di Agenis, il dottor Mantovano, che come sapete ha una collaborazione con la Regione Basilicata, è stato fatto un protocollo d'intesa e quindi si sta lavorando insieme per dare al nostro assetto territoriale sanitario un assetto che risponda poi alle esigenze soprattutto della cittadinanza e del popolo lucano. Abbiamo fatto ieri una prima riunione, oggi è la seconda, con i sindaci, con i sindacati, con i datoriali, con i medici. Credo che sia molto importante non solo rappresentare quelle che sono le linee guida di questo piano con, diciamo, i punti di riferimento più importanti che riguardano strutture tipo CROB, tipo i 2 ospedali più importanti per acuzie, e far capire quella che è la politica che stiamo portando avanti. Sarà, ritengo, importante anche raccogliere i suggerimenti che proverranno da tutti i presenti, anche da coloro che sono collegati con l'INC per questa riunione. È un modo per portare a conoscenza di tutti quella che è la nostra sanità. Saranno sicuramente forniti dei dati alla situazione di oggi, saranno fornite delle indicazioni, aspetteremo un mese per avere anche delle interlocuzioni e delle risposte da chi è presente, e poi continueremo a lavorare, perché queste cose si fanno con il tempo, ma soprattutto quello che abbiamo fatto finora non è stato tempo perduto, almeno me lo auguro. Guardi, è proprio questo, è stato anche detto ieri. I problemi dell'immediato sono sicuramente l'abbattimento delle liste d'attesa, il rapporto fra la sanità pubblica e la sanità privata, e stiamo andando avanti anche in questo settore, e bisognerà anche chiarire bene quelle che sono le specialità dei singoli ospedali sul territorio. Voi sapete che ci stiamo orientando, secondo l'ultimo decreto, bisogna orientarsi verso la medicina territoriale, quindi lo sviluppo della telemedicina, la possibilità degli ospedali di comunità, delle case di comunità, voglio dire, sul territorio, sono delle indicazioni precise che possono anche essere riviste alla luce della situazione che si verificherà in questo periodo e soprattutto a quello che risponderà poi il territorio. È importante questo dialogo con tutti, perché è giusto che la sanità è di tutti e tutti devono collaborare a migliorarla. La tabella di marcia è stata fatta, quando si prevede che si possa imparare questo piano sanitario? Ma io mi auguro nel corso di quest'anno ci sarà questa possibilità, perché voglio dire, ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. La rete degli ospedali regionali rimane confermata, Presidente? È quello che stiamo verificando, voglio dire, sicuramente gli ospedali più importanti ci sono, anche gli altri ospedali, anzi alcuni avranno degli incrementi e saranno rafforzati. Gli ospedali di confine, c'è un disegno particolare, Policoro, Melfi, Lago Negro? Guardi, questi sono dei particolari, adesso li approfondiremo e ne parleremo durante questa riunione. Grazie. Grazie. Oggi sotto un'altra veste. Beh sì, sotto la veste di deputato, la veste che il popolo lucano mi ha voluto dare, e io cerco in qualche maniera di provare a rispondere con la mia presenza fisica, come tutti i fine settimana faccio, per ascoltare le persone e gli amici e per vedere come poter poi
riportare a Roma la possibilità di dare delle risposte. Oggi c'è un momento importante, la presentazione di un piano sanitario regionale, ritengo che sia assolutamente un'azione primaria e prioritaria che però deve essere, come dire, consegnata agli stakeholder sia della politica, sia delle istituzioni, sia delle imprese, delle rappresentanze delle imprese per essere masticato e poi magari con una dovuta concertazione andare avanti con i lavori e raggiungere l'obiettivo. Ringraziamo i tanti sindaci che sono collegati in streaming e che ci seguiranno dalle loro postazioni, purtroppo il tempo ha impedito a molti di essere presenti su questa mattina. A termine, io dico già in apertura, a termine di questo, dell'esposizione del dottor Mantoan e poi del direttore Bortolan, sarà data la possibilità ovviamente di aprire un dialogo con tutti i partecipanti. La preghiera è, dal momento che siamo tanti, di limitarsi a porre un quesito della durata non più di un minuto, per così dare la possibilità a tutti di poter dialogare con i nostri relatori. Lascio quindi la parola. Proponiamo che almeno a livello di programmazione, cioè nel piano sanitario, potete arrivare, potete non attirare, ma che comunque 500 letti di RSA per un anno sufficienti siano almeno previsti. Dopo capirete se c'è un bisogno sociale o se non c'è un bisogno. Oggi non ce l'avete, quindi oggi non so se il cittadino è una scelta o perché non trova l'offerta. Ecco, questa è, partiamo, se vediamo, nel clou dell'Organizzazione Sanitaria Italiana, cioè l'N77, qui potete vedere il famoso distretto da 100.000 abitanti, dove è previsto un ospedale di comunità, un minimo ospedale di comunità, due case di comunità, l'assistenza domiciliare, l'office e le RS. Allora, e la rete delle farmacie, e la rete delle farmacie dei servizi, ma c'è un presidio presente, territoriale, che va sicuramente implementato, valorizzato e inserito in questa rete. Quindi uno screening che mette in chiaro tutti i punti di debolezza della nostra sanità, che sono abbastanza evidenti, a partire, voglio dire, dalle liste di attesa, dalla mobilità passiva, che è uno dei dati e indicatori più negativi di come sta messa la nostra sanità regionale. Ma credo che la cosa più importante che vorrei lanciare oggi è che sulla sanità il piano sociosanitario sia una scelta condivisa con tutti i soggetti, sindacali, amministratori, perché la sanità non è un puzzle che ogni governo che viene la cambia. Bisogna mettersi d'accordo di dare strutturalità per il bene di questa regione, ma soprattutto per garantire il diritto alla salute. Allora, che cosa fare il giudizio, insomma, su questa? Su questa mappa che è stata realizzata oggi? Questa mappa dell'Agenas traccia un bilancio e un'analisi della sanità lucana che va costruita, vanno fatte le scelte politiche, è il momento di decidere, di mettere sostanza in queste analisi. 50 milioni di spesa per sanità extraregionale, bisogna curare i lucani in Basilicata. Noi come CGL CISL e UIL, come sindacato, siamo aperti al confronto, oggi è solo una presentazione. Si aprono i tavoli di confronto e si costruisca insieme il nuovo piano sanitario della Regione Basilicata. Le risorse ci sono, perché un tema è stato sempre quello della carenza delle risorse. Le risorse ci saranno e bisogna costruire la nuova sanità territoriale. Questa è la nuova sfida della sanità, rafforzare i due ospedali potenza in materia, ma una nuova sanità territoriale. Che cosa chiedete a questo punto dopo questa illustrazione? Oggi non è un'illustrazione del piano regionale sanitario, diciamo, è una fotografia che Agenas ci aveva già presentato più di un anno fa. Quali sono, diciamo, i punti deboli della sanità lucana? La conosciamo tutti: mancanza di personale, la riduzione delle liste d'attese, evitare la fuoriuscita dei nostri pensionati lavoratori per andare all'esterno,
Oggi noi proposte non ne abbiamo. Cioè, oggi c'era la presentazione del piano regionale sanitario, oggi c'è soltanto la fotografia di quello che è la situazione attuale. Noi vogliamo confrontarci, siamo disponibili a confrontarci, ma non su queste proposte qui che è una fotografia, ma sulle proposte reali del piano, di quello che necessitano. Oggi la cosa più importante è ridare al settore della sanità, ridare al cittadino lucano il diritto alla salute. Oggi manca quel diritto in questa regione. Noi le nostre proposte le abbiamo già fatte in maniera unitaria alla regione Basilicata. Sappiamo quali sono le criticità, non abbiamo la bacchetta magica come non ce l'ha neanche la politica regionale. Sediamoci e confrontiamoci, non ragioniamo soltanto su quelle che sono e la fotografia della sanità in questa regione, ormai la conosciamo tutti. Dobbiamo capire come poter risolvere quelle criticità. Oggi le criticità sono mancanza di personale, aprire le case di comunità, che sono cose bellissime, senza il personale saranno delle bomboniere vuote, bellissime ma vuote. Dobbiamo ridurre le liste di attese, che sono infinite in questa regione, e dobbiamo ridurre anche il fatto che la gente va a curarsi fuori da questa regione. Ma se non c'è alternativa? Giusto, ecco perché creare l'alternativa. Oggi noi avevamo un modello fino a qualche anno fa di sanità eccellente, dove dall'esterno venivano a curarsi in questa regione. Nel corso parliamo del CROB. Parliamo del CROB, ma anche degli ospedali, sia di Matera che del San Carlo di Potenza. Oggi invece si è invertito tutto, e avere una meno 50 milioni di spese perché le persone vanno a curarsi anche per piccoli interventi fuori da questa regione, questo la dice tutto su qual è lo stato della sanità in questa regione. Agenas, io vi ricordo che Agenas è un'agenzia nazionale nata 30 anni fa, di mestiere Agenas, proprio questo fa il supporto alla programmazione delle regioni. Abbiamo anche, siamo presenti in tutti i tavoli ministeriali, soprattutto nel Comitato LEA, il tavolo di monitoraggio delle regioni in piano di rientro, quindi è nostro mestiere fare questo. Utilizziamo dati nazionali, dati ufficiali, e da un anno circa siamo anche diventati agenzia di sanità digitale, cioè siamo quell'agenzia nazionale che deve dare le indicazioni alle regioni per fare gli investimenti in telemedicina. Il piano regionale sanitario, insomma, che poi fa fronte un po' all'aspetto delle emergenze, quindi cerca di intervenire sul piano, insomma, dell'intervento relativo alla diminuzione delle liste d'attese senza andare a cambiare la geografia del territorio, quindi la sanità territoriale, sia stato illustrato prima a noi consiglieri regionali e oggi in questa giornata, insomma, un pochettino una presentazione allargata, e spero possa dare i suoi frutti di qui a breve per andare incontro a tante emergenze segnalate, insomma, dai cittadini. Il fatto di fare il CROB di Rionero è un centro veramente di eccellenza? Beh, credo che quella sia una priorità che non deve riguardare un piano sanitario regionale, insomma questo piano sanitario regionale, ma sia una priorità che deve essere ben presente alla regione Basilicata, insomma, che in tutte le quando si parla di programmazione sanitaria, il CROB, che è l'unico istituto di carattere scientifico che abbiamo nella regione Basilicata e che deve anche essere attrattivo in termini di migrazione sanitaria da altre regioni confinanti, debba essere messo sempre in primo piano. Abbiamo già affrontato il discorso più volte recandoci a Rionero, lì dove, insomma, abbiamo avuto modo di parlare del rilancio del CROB. Viviamo questo momento particolare, un momento post pandemia, e credo che un po'
tutte le scelte dal punto di vista strategico in sanità siano state un po' procrastinate in termini di tempo, proprio perché insomma c'era un'emergenza da gestire, però adesso insomma non ci è dato più la possibilità di attendere, dobbiamo intervenire in maniera importante. Allora quei 50 milioni li recuperiamo? Io credo insomma che nella programmazione non dobbiamo perdere nulla, assolutamente, perché tu ogni risorsa messa a disposizione per quanto riguarda la nostra sanità non vada persa e debba essere attenzionata. Quindi credo che non è un compito mio, è compito del Dipartimento, è compito di chi si occupa insomma nello specifico di queste attività, quindi porre in essere tutti gli atti per evitare insomma che vadano disperse risorse che possono servire per la Basilicata. Oggi siamo a San Carlo, questa presentazione come gli è parsa? Ma utile, interessante, rappresenta il miglior approccio possibile per pianificare la sanità in Basilicata, coinvolgendo gli enti locali, coinvolgendo gli addetti ai lavori. I presupposti sono ottimi e se questi sono presupposti dobbiamo ripiegarci tutti quanti insieme a lavorare perché anche la risposta finale sia ottima. Ragazzi, qua tempo rispetto a un paio di anni fa sono successe due cose. Primo, è andato a compimento il PNR. Il PNR è un grande investimento che lo Stato sta facendo sulla sanità utilizzando i soldi dell'Europa. Finiti i soldi dell'Europa, abbiamo la necessità che in tutta Italia il sistema organizzativo del territorio, perché il PNR è... E finalmente speriamo che i medici di medicina generale, i nostri professionisti, non dicano più, sono subissato di problematiche burocratiche, perché vediamo che tra l'informatica, gli amministrativi, eccetera, vorremmo mettere a disposizione di fare solo i medici. Questo è l'obiettivo. Poi diciamo che vi sto descrivendo, qualcuno di voi dirà questo è il mondo dei sogni. Beh, certo, perché se non abbiamo dei sogni nella vita cosa facciamo? Guardiamo sempre in retromarcia. Bisogna capire, bisogna avere un'idea e poi fare il possibile per avvicinarsi il più possibile a questo modello, che è certamente un modello ideale. Documento nazionale che vale per tutta Italia. Certo che poi l'applicazione è un compito dei consigli regionali, per cui è la politica che decide dove mettere le case di comunità, dove mettere le case di comunità SPOC, e poi l'altro soggetto importante nel sistema sanitario italiano è, anche questo, una roba che ripeto spesso, è... Poi l'altra cosa importante che è stata una legge fatta dal Parlamento, è stata una delle ultime leggi del governo Draghi, è la legge chiamata legge sulla concorrenza, nuovi criteri per scegliere il privato accreditato. Per cui è stata fatta la legge,